Questo albero d'olivo ha visto passare, ma c'è generazione a generazione, è intorno a 1000 anni, quindi immaginate quante generazioni sono passate, ma c'è da questo albero, e quante persone hanno raccolto le olive di questo albero. Ci avviciniamo all'albero, guardate quanto è grande, davvero enorme, quindi qui ci sono 1000 anni di storia. 1000 anni di storia, sicuramente, anche di più, però la stima è stata fatta, ma c'è intorno a 1000 anni. È costituito, ma c'è da due tronchi, come vedete, uno più grande, ma c'è uno più piccolo. La circonferenza alla base è intorno a 10 metri, il tronco più grande, cioè quindi l'albero più grande, questa è una ceppaia, e alla base c'è una circonferenza di 6,70 m. E quindi questa gibbosità, sono praticamente delle iperplasie batteriche, e costituiscono praticamente la bellezza dell'albero, perché l'olivo nei secoli si modella, cioè praticamente, non è un albero normale, cioè che è con l'accrescimento normale, cioè con le malattie che ci sono, cioè che sono queste carie, vedete? La parte, cioè praticamente, di legno, cioè che muore e poi, cioè, si rigenera con iperplasie, che sono praticamente un accrescimento, cioè del cambio irregolare, e fa queste forme che sono molto particolari, sono molto belle. Immaginate, noi abbracciamo un albero di 1000 anni, e non un albero di 1000 anni come può essere, ma c'è un monumento, e questa è vita, cioè questa ci ha visto la storia, cioè, delle persone, cioè le persone, cioè, che hanno raccolto, cioè, le olive, quindi tutti gli amori che sono sbocciati, cioè, praticamente sotto quest'albero, le persone che non ci sono più, cioè, sotto quest'albero pure, 1000 anni sono. Alberi di olivo, Pettineo è noto per il suo olio. La coltiva di questo albero c'è la Santa Catesa, che è la più rappresentata nel territorio pettinese. Questo è uno dei più rappresentativi, ma ci sono altri, cioè, di questa dimensione, che si avvicinano intorno a, cioè, 800-900 anni, 1000 anni, cioè, come questo. Però ritorniamo, cioè, al ricordo, cioè, del vischio. Che se voi ci guardate, ma c'è nella pianta, ma c'è praticamente, non va altro, c'è che è un parassita, succhia la linfa, c'è praticamente della pianta, si nutre della linfa, c'è della pianta, dell'olivo. Però anticamente era utilizzato, c'è, come diceva lei, c'è praticamente, come porta fortuna. E ancora oggi c'è, lo si fa. Era uso, a quanto pare, ma c'è praticamente quello che ho sentito, questo però sono delle voci, non è una cosa, cioè, che noi possiamo documentare, cioè, con certezza. Però corre voce, cioè, che mettersi sotto il vischio e baciarsi era un promettersi un amore eterno, quindi praticamente il vischio potrebbe essere nell'olivo, che è la penna della pace, ma, cioè, è un simbolo, cioè, di fedeltà, cioè, di amore eterno. E noi invitiamo tutti gli innamorati a venire qui a Pettineo a baciarsi sotto il vischio di questo grandissimo olivo. Però io, nel chiudere questo servizio, la vorrei invitare ad accompagnarmi a fare un giro intorno a questo olivo, perché mostra anche altre particolarità, perché nel corso degli anni molte fessure, molte cavità di questo enorme tronco, lo stiamo vedendo appunto dalla parte opposta, è stato chiuso da una serie di piccole costruzioni di pietra locale. Magari, cioè, nel togliere le pietre, cioè, dal terreno, chiaramente, ma, cioè, praticamente per il posto più vicino, cioè, era metterlo vicino all'albero. E magari, cioè, se questa pietra rimaneva tanto tempo, cioè, praticamente, in quella posizione, e poi
l'albero crescendo si inglobava in questa pietra. Ma guardate, io chiudo il servizio accarezzando quest'albero che sicuramente racconta la storia di questa valle, racconta la storia di chissà quanti contadini, chissà quanti agricoltori, chissà quante famiglie sono riuscite a sfamarsi attraverso il prodotto di questo albero, che logicamente all'inizio era una piccola piantina, così come tutte quelle che troviamo in questa zona, e che oggi rappresentano un vero tesoro per questo territorio. Tutto questo a pochi chilometri di distanza da Pettineo, il borgo che vediamo proprio qui davanti a me. Ci sono i ruderi del castello, c'è il centro storico e poi vediamo anche il mare siciliano, la costa tirrenica messinese. Uno dei comuni del circuito di Bella Sicilia che potete seguire sui nostri social media, in giro per il mondo e anche in TV grazie a Comunicare 24 e a Onda TV.